Ho dormito poco negli ultimi giorni. La metamorfosi che sento dentro di me va al di là di ogni spiegazione razionale. La ferita al braccio stenta a guarire, forse per il freddo sempre più intenso. Non posso accendere un fuoco, non finché sarò in questo rifugio, coi disperati che rastrellano ogni casa da ormai 4 giorni, da quando hanno trovato i gialli che ho ucciso in quel bar. A bruciarli, hanno pensato loro. Hanno dato fuoco a tutto il locale e le fiamme, nonostante la neve che continuava a scendere, non si sono spente, se non dopo molte ore. Avrei voluto essere lì vicino per scaldarmi. Sentivo il crepitio del fuoco e le urla di giubilo e rabbia dei disperati. Sapevano che nel paese si nascondesse qualcuno. Gridavano e sparavano, minacciando di massacrare e torturare chi non fosse uscito di sua spontanea volontà. Ma era un bluff. Avrebbero avanzato chiunque. Il cibo scarseggia, le risorse sembrano sempre meno. Non avrebbero mai accolto nelle loro schiere altra gente. Eppure qualcuno si fece avanti. 4 giorni fa. Il sole era già tramontato e il buio era sceso, dissipato a malapena dalle ultime fiamme che divoravano il locale. Io osservavo i movimenti dei disperati da dietro di un casolare. Erano in 7 quel giorno e tutti ben armati. Timidamente, lungo la strada che scende dalla periferia a ovest del paese, vidi arrivare 2 persone. Forse un uomo e un ragazzo, non saprei dire, erano troppo lontani e non potevo espormi per guardare meglio. Avevano le loro cose in zaini e borsoni e avanzavano lentamente, impauriti dalle grida e dagli spari. Uno della banda li salutò cordialmente, elogiandone il coraggio nel chiaro intento di tranquillizzarli. E ci riuscì, perché vidi i 2 che accelerarono il passo e camminarono con più disinvoltura. Arrivati presso quelli della banda, si fermarono, incerti su cosa fare. L'uomo che li aveva salutati, un tipo enorme coi capelli lunghi e lerci e la barba incolta, offrì loro della birra che i 2 accettarono. Erano padre e figlio, sentì dire a quello più alto fra i 2. Adesso li vedevo più chiaramente. Lui era sulla 50, il ragazzo poteva avere 15 anni. Il capo banda mise una mano sulla spalla dell'uomo e gli chiese come si chiamasse, poi alzò lo sguardo verso i 2 compagni. Era un segnale. Non rimasi là a guardare, perché sapevo già cosa sarebbe accaduto. Corsi via in silenzio, nella notte fredda, sotto la neve che continuava a cadere. Le urla strazianti dei 2 mi accompagnarono fino al rifugio, insieme al rumore dei macete che facevano a pezzi quei corpi. Poi tutto tacque. Sbarrai la porta e mi misi a piangere. La disperazione si stava facendo strada nella mia mente, insieme all'infezione che trasformava il mio corpo. Nei 2 giorni seguenti, i disperati frugarono nelle case per stanare chi ancora vi si nascondesse. La casa in cui avevo trovato riparo era appena fuori dal paese, l'avevo scelta perché era stata una delle prime che avevano rastrellato tempo addietro. Poi la banda si allontanò sul finire del giorno e io la mattina seguente ne approfittai per uscire dal rifugio. Avevo bisogno di cibo, le mie scorte stavano finendo. Arrivai fino all'edificio che avevano bruciato. Là in terra, ossa spolpate e abiti strappati erano tutto ciò che restava di un padre e di suo figlio. Non indugiai davanti a quel macabro festino e mi incamminai verso la strada che portava al paesino confinante. Dopo una biforcazione che distava circa 6 chilometri da dove mi trovavo, sarei arrivato ad una provinciale che raggiungeva e attraversava un piccolo borgo. Avevo con me una carta trovata negli uffici comunali. Facendo un calcolo approssimativo, avrei dovuto camminare per circa 18 chilometri. Ero uscito dal mio rifugio la mattina prestissimo, ben prima dell'alba. A passo spedito e in buone condizioni fisiche avrei potuto coprire quei 5 o 6 chilometri in un'ora, ma debilitato e continuamente allerta non avrei potuto sperare di superare 3 o 4 al massimo. Questo significava che potevo stare circa 2 ore nel borgo per cercare cibo, prima che il buio mi sorprendesse sulla strada di ritorno. Dovevano bastarmi. Quando arrivai nei pressi dell'abitato mancavano 2 ore a mezzogiorno. Il cielo era sgombro. Già la notte aveva smesso di nevicare, ma laggiù la neve non era caduta. Ero sceso di quota, forse stavo sui 700 metri. Attraversai dei campi incolti e mi diressi verso una specie di fattoria abbandonata. Poi un rumore fra i cespugli mi gelò il sangue. Mi fermai. Proveniva dalla mia sinistra, oltre gli arbusti e i cespugli che fiancheggiavano la strada. Mi avvicinai in silenzio. Attraverso i rovi vidi la mia salvezza. Nel terreno, al di là, un piccolo maiale selvatico grufolava come se niente fosse, ignaro della maledizione che era scesa sul pianeta, della vita che si stava estinguendo senza possibilità di uscita. Non era una bestia adulta, ma avrebbe potuto sfamarmi per qualche giorno e rimettermi in forze. Il problema
era come catturarla. Non avevo armi da fuoco, ma in caso contrario non le avrei mai usate. Avevo un coltello e portavo con me un grosso bastone e una piccozza appesa al fianco. Ero anche sotto vento, quindi se fossi riuscito ad avvicinarmi in silenzio all'animale, questo non mi avrebbe fiutato. Osservai bene il terreno in cui pascolava il maiale. Mi dava anche le spalle, mentre masticava bacche cadute e forse erano ghiande. Decisi di togliermi le scarpe e le nascosi fra i cespugli. Poi aggirai il terreno in cerca di un varco per entrarvi. Poco più avanti, gli arbusti si diradavano e consentivano un passaggio. Ma non entrai subito, poiché da quella posizione il maiale mi avrebbe visto. Attesi qualche minuto e finalmente il povero animale si voltò dall'altra parte. Così avanzai in silenzio, poggiando i piedi sull'erba fredda e stringendo convulsamente il bastone. Il maiale forse intuì qualcosa, perché si girò verso di me distinto. Fui veloce a colpirlo, ma riuscì a ferirlo soltanto a una coscia mentre si slanciò per fuggire. Tuttavia quel colpo gli fece perdere l'equilibrio e prima che potesse rialzarsi il mio bastone si abbatté sul capo diverse volte, finché giacque immobile sul terreno ormai di rosso sangue. Andai a recuperare le scarpe e poi, usando dei cordini che avevo con me, mi caricai l'animale sulle spalle a mo' di zaino per avere le mani libere e per poter usare ancora il bastone. Avevo fatto presto e avevo trovato una buona scorta di cibo. Ora restava la via di ritorno, lunga, in salita e con quasi 40 kg sulle spalle. Arrivai al rifugio che era già buio. Ero a pezzi, avevo dovuto fermarvi continuamente, poggiare a terra le carcasse dell'animale, riprendere fiato. Talvolta avevo mangiato un po' di neve per dissetarmi. Usai la vasca da bagno come congelatore, ci buttai dentro il maiale e lo coprì di neve, rimandando all'indomani la macellazione. Poi mi buttai a letto senza cenare nulla. I disperati non arrivarono se non a notte fonda, ma si limitarono a sparare qualche colpo al vento e poi zittirono fino all'alba. Per altri due giorni cercarono di stanare gente dai loro nascondigli, ma non trovarono nessuno. Forse sono l'unico rimasto qui nel paese, o forse loro erano troppo ubriachi per riuscire a trovare altri sopravvissuti. Oggi è di nuovo sabato notte, o meglio, domenica. Io ho riacceso il generatore per collegarmi ad internet e leggere qualche notizia da questo mondo che va in frantumi. Gianluca e Alex hanno trovato il mio blog, e anche una certa Yami, hanno letto tutto il mio messaggio, e chissà quanti altri. Nutrire il prione, e come? Non ho ben compreso le parole di Alex. Negli ultimi giorni non sono riuscito a mangiare molto e a volte ho i pensieri annebbiati, come se non fossi perfettamente lucido. Ho macellato il maiale, ma non ho potuto cuocerne la carne per paura che la banda vedesse il fumo del mio camino. Ho dovuto mangiarla cruda. È stata la prima volta. E all'inizio, per me che ho sempre mangiato carne ben cotta e abbrustolita, non è stato per niente facile. Ha un ottimo sapore, devo dire. Forse la fame. I tanti giorni passati a mangiucchiare cibi secchi, bacche, frutta, trovata per caso lì, pezzi di pane ammuffito e quelle scatolette di carne e tonno trovate la settimana scorsa. O forse, arrivati a questo punto dell'esistenza, con nessuna prospettiva di redenzione né di futuro per un'umanità che ha distrutto se stessa, si dimenticano le vecchie abitudini e se ne prendono altre, nuove e più barbare. Mentre scrivo nel silenzio della mia camera, al freddo e nella solitudine, sento che i miei giorni sono contati, come se dentro di me fosse partito un conto alla rovescia, il cui fine mi è oscuro. Come quest'ansia che d'un tratto mi stringe il cuore in una morsa gelida e senza nome.